Ciao gente, bentornati qui su Scandal Wonder per una nuova recensione. Oggi voglio parlarvi di questo libro qui, Fimbul Vaetr di Rob Himmel, primo volume della trilogia Il Crepuscolo degli Dèi. Spero di averlo pronunciato correttamente, correggetemi se ho sbagliato. Io adesso ve ne parlo brevemente, però sappiate che se volete approfondire già da adesso, segnatevi la data perché il 19 settembre avrò qui ospite sul canale in diretta l'autore Rob Himmel per un'intervista, così possiamo parlarne proprio a ruota libera, senza limiti di nessun tipo. Ovviamente senza spoiler, non vi preoccupate. Segnatevi la data 19 settembre. Per chi ovviamente vuole guardarla successivamente sarà disponibile sempre sul canale. Allora, questo è un libro che mi è stato mandato in collaborazione, ma che ho apprezzato particolarmente, infatti volevo parlarne proprio con voi. Intanto notate la bellezza di questa versione rigida, mi piace tantissimo, per non parlare della copertina che, come noterete, è stata fatta da Antonello Venditti. Tra l'altro ho fatto un reel dove vi faccio vedere anche l'interno, se volete recuperatelo e lì c'è qualche dettaglio in più. Allora, come dicevo, questa è appunto una trilogia, Il Crepuscolo degli Dèi, questo è il primo volume che è appena appena uscito, quindi andate subito su Amazon per recuperarlo. Io vi lascio anche il link in descrizione così avete tutto a disposizione. Si tratta di una pubblicazione indipendente di Rob e devo dire che ha colto perfettamente nel segno perché è riuscito a creare, oltre a un libro bellissimo esteticamente, anche una storia veramente incredibile, fantastica. Fantastica in tutti i sensi, ovvero si tratta appunto di un fantasy mitologico perché va a coinvolgere diverse divinità. Una delle cose che mi è piaciuta di più è il mescolare di due pantheon divini molto diversi, o meglio, che appunto non si vedono mescolati assieme normalmente, ovvero quello greco-romano e quello nordico. Andiamo un po' più nel dettaglio, perché il world building è stata una delle cose che più ho apprezzato di questa storia. Rob è riuscito a creare un mondo secondario ispirato all'Abruzzo, comunque le regioni centro-meridionali del nostro paese. Quindi vedremo un Monte Ficellus, per esempio, che sarebbe il Gran Sasso, oppure Pescara, con un altro nome che adesso mi sfugge, comunque alcune di queste zone, ma come erano nell'800 avanti Cristo e quindi anche abitate dalle persone che più o meno con i popoli che le abitavano in quel periodo, per esempio i Vestini, la serie di villaggi che adoravano la dea Vesta, che sarà anche uno dei personaggi del libro. In contrapposizione ai Wotani, che sono invece questa popolazione che viene dal nord, che è stata portata dalla dea Freya dal nord e che si è insediata nella zona e che ovviamente andrà in contrasto con i Vestini. Per quanto riguarda i personaggi, invece abbiamo sia da una parte che dall'altra alcuni di questi. Per esempio, Sigrun è una guerriera formidabile che fa parte appunto dei Wotani e fa parte di un'elite di guerriere che sembra quella guerriera infallibile, ma poi vedremo come alcune fragilità la renderanno molto molto umana. Tra l'altro è la ragazza che vediamo proprio qui in copertina con il suo fidato lupo gigante. Un altro personaggio importantissimo è Artemone, che è un ragazzo vestino che capisce che c'è qualcosa che non va, che ci sarà uno scontro imminente, cerca di riunire un po' i villaggi che sono dalla sua parte, però fa molta molta fatica finché non si inventa una cosa geniale per riuscirci. Magnus è un altro punto di vista, che è questo schiavo nelle miniere appunto dei Wotani, ma lui è un vestino. E si capisce che lui è stato un personaggio molto importante negli anni passati, che ha combattuto, ha cercato di restare libero quando ancora c'è stata questa guerra tra i due popoli, ma non ce l'ha fatta. Quindi cerca in qualche modo di sopravvivere, ma ci saranno molte vicende ovviamente che lo coinvolgeranno. Infine Belwar è un ex fabbro e ha tutta una sua storia anche lui. Tante storyline vengono aperte, ci sarà assolutamente una conclusione anche alla fine di questo libro che ovviamente non vi spoilero, ci mancherebbe, però sono curioso di capire poi nel secondo volume e ultimo della saga come andranno a finire.
Mi è piaciuto davvero tanto, devo dire. Mi è piaciuto vedere in azione gli dei. Tra l'altro vediamo anche alcuni flashback di Freya, quindi dal suo punto di vista, e questo ci dice tanto, tantissimo della storia precedente, di come è stato creato il mondo, per esempio, e di come sono i rapporti tra le varie divinità, che avrà questa cosa un'importanza centrale nella storia. Tutto alla fine si incentra su alcune divinità e quello che ruota attorno ad esse, tra i rapporti che hanno una con l'altra, quindi veramente bello, bello, bello. Devo dire, i primi capitoli li ho letti veramente uno dopo l'altro, velocissimi. Poi, nel mezzo, diciamo, ho trovato un po' di difficoltà perché ho trovato molti termini che non conoscevo, magari riferiti alla cultura nordica o appunto alle divinità del nord, eccetera. Appunto non mi erano familiari, quindi ho fatto un po' più di fatica, devo dire. Non so perché, forse anche a seguire diversi personaggi che si spostavano tutti contemporaneamente, anche questo non ha aiutato. Però, assolutamente, molto d'aiuto invece sono stati il glossario alla fine del libro, utilissimo, perché ci sono veramente tutti i termini un po' più particolari, un po' strani, che esulano dal nostro vocabolario. E la mappa all'inizio, ovviamente, importantissima, perché cominciano a spostarsi, no? Uno di qua, uno di là, bisogna capire un po' dove stanno andando, quindi tutti gli strumenti ci sono per comprendere al meglio dove ci vuole portare l'autore. Quindi ottimo lavoro ancora a Rob, complimenti per il libro. Adesso ovviamente aspettiamo. Da quello che ho capito, già nei primi mesi, comunque nella prima metà del 2025, il seguito, che sarà Ragnarok. Consigliatissimo se volete una storia con diversi punti di vista, guerrieri, dei, intrighi, insomma c'è veramente di tutto, anche storia, quindi veramente consigliatissimo. Fatemi sapere se l'avete già letto, se l'avete preso, se l'avete messo in lista, almeno se ci state solo pensando, impossibile dire di no. Ovviamente gente, lasciate un like, un commento, una condivisione importantissima e ovviamente iscrivetevi al canale, così so che sono sulla strada giusta, che sto portando contenuti che vi stanno interessando. Conto su di voi. Ci vediamo giovedì 19 settembre per l'intervista a Rob Immer e per tutto il resto. Alla prossima ragazzi, ciao ciao!